un'idea che mi è venuta ascoltando la presentazione della biografia del senatore Zamberletti, il quale in sede di fondazione della protezione civile ebbe a dire prevediamo per prevenire. Quindi questo mi sembra che effettivamente sia adattabile anche alla nostra situazione oggi, perché se prevediamo la distrazione e la potenzialità di un incidente, lo possiamo prevenire. All'obiettivo 360 gradi di favorire l'educazione stradale per tutti gli utenti della strada, siano essi conduttori di mezzi a motore, ciclisti o pedoni o monopattinisti. Abbiamo pensato di farlo cercando di far crescere dalla base di tutti gli utenti delle idee su come richiamare l'attenzione di tutti ad un uso responsabile e prudente della strada. Sì, abbiamo pensato di partire con un'operazione premiante per i 30 migliori tweet che porteranno e svilupperanno questa nostra idea. E i premiati parteciperanno gratuitamente alla festa dell'automobilista che faremo il 25 di luglio a Monza, in occasione della festa di San Cristoforo. A questa festa potranno partecipare fruendo di 25 minuti di giri liberi in pista, in autodromo, e avremo anche l'occasione di fare una parata che speriamo diventi memorabile lungo sia la sopraelevata, quindi il percorso storico dell'autodromo, sia la pista di gara. Noi ci auguriamo di riempirla con un serpentone unico di alto che copre un'intera superficie, stabilendo un record per l'autodromo di Monza.